Dopo un allenamento, meglio una doccia calda o una doccia fredda? Gli effetti positivi della doccia fredda sono innumerevoli, soprattutto se fatta d'inverno. Ma dopo un workout non è sempre consigliabile una doccia fredda. Viene applicata per ridurre l'infiammazione e la sensazione di stanchezza, producendo grandi quantità di endorfine. Ma ahimè, questa condizione di benessere non porta dei vantaggi sul lungo termine. Questo perché il freddo, soprattutto se applicato su tutto il corpo contemporaneamente, dà un blocco della circolazione abbastanza importante. Il sangue infatti si concentra tutto sugli organi interni e questo diventa un problema per i processi di autoriparazione. L'applicazione di una doccia calda dopo l'allenamento invece facilita il processo di autoriparazione, perché il caldo porta a una vasodilatazione, quindi i vasi sanguigni sono più pregni di sangue. Sangue che facilita lo scambio di sostanze nutritive e di sostanze di autoriparazione. Vi prego però, poi non mi dite che vi ho detto di fare le docce a 40 gradi d'estate. Quindi ricorda, doccia fredda la mattina e nel primo pomeriggio, doccia calda dopo il workout.